7.32 Radio DJ, una puntata di Pinocchio a tema cambio armadi, perché nella questione cambio armadi in realtà c'è sta dentro un sacco di roba, per esempio il separarsi dalle cose che magari davvero non metti più, però ci sei emotivamente legato. L'abbiamo sentito prima con Fabio, un cassetto pieno di magliette che non mette più perché della misura sbagliata, del colore che non usa, sì. Però appunto con un legame. A quel punto entra anche un po' il suggerimento degli ascoltatori. Certo. Qualcuno ha detto, per esempio, con quelle due coordinate che erano della taglia sbagliata della Coca-Cola Limited Edition, potresti fare due cuscini. Sì, ha suggerito anche di mettere quelle più speciali in teca, dentro una teca. Sì, però non sono speciali a quei livelli. Oppure per risparmiare lo spazio, di metterle in quei sacchetti che poi aspiri, così almeno stanno lì. Ma non è tanto il problema dello spazio, secondo me, è il problema che lì dentro non... C'è per esempio chi tiene i vestitini dei bambini e poi c'è chi, mandandogli tutti i pezzi, tutti i vari body utilizzati, eccetera, per non tenerli lì, a meno che non li dai a qualcun altro, certo, che ne ha bisogno. Ovvio. Però magari quei 3-4 a cui tieni, cosa ci c'è fai? Chi li taglia e ci fa delle copertine patchwork, capito? Tipo kilt americano, oppure i pupazzi. Sì, hai capito? Sì. I pupazzetti, tipo l'orsacchiotto fatto con tutti, certo, i pezzettini dei anche body. Le borse vanno. E anche sai cosa? Lo fa la Terry. Terry? Sì, ciao Pinocchi. Ciao, ciao Terry. Lei fa le t-shirt, lei fa le collane con le t-shirt. Sì, esatto, cioè? Bravissima. Allora, come hai detto tu, quando io ho delle magliette devo fare il cambio armadio, sì, e ho delle magliette a cui tengo parecchio, diciamo, sì, e che magari mi dispiace buttarle via o regalarle a qualcun altro. Sì. Ci ho imparato a farci una collana, così la collana me la posso mettere ancora. Non riesco a immaginarmela. Neanch'io. Come funziona? Allora, devono essere proprio t-shirt, nel senso quelle proprio fatte a forma di T, no? Così sì, si chiamano, no? Sì. Allora, bisogna fare un taglio, allora bisogna allargarla bene e aprirla, tagliarla, sì, esatto, aprirla e poi tagliarla subito sotto le maniche, quindi arrivi ad avere un rettangolo. Sì, ok, cioè ecco, togli via la parte maniche sopra, con la manica e il collo, okay, esatto. Okay. Bravissima. E dopodiché tieni, allora con la forbice fai delle strisce, tagli delle strisce con la parte sotto, sì, stiamo parlando, parte, ok? Sì? Sì, la parte sotto la tagli, sì, però non arrivi da una parte, tagli tutto, ma dall'altra poi non arrivi fino al fondo. Ok, okay. Quindi resta, okay, da una parte lasci tutto attaccato, tre dita, quattro dita, ok, esatto. Ah. Forma, viene un pettine, tipo viene un pettine. Sì, esatto. Okay. Dopodiché, quando hai fatto tutto, l'hai ridotta a strisce. Scusami, le strisce di alte quanto? È un centimetro, okay, o due, dipende un po'. Ok, dalla maglietta, e invece dal lato dove non tagli, più o meno quattro dita. Sì, esatto, okay, io tengo la mia misura alle mie quattro dita. Ok, benissimo, fin qui tutto chiaro. Al mignolo. Ok. Dopodiché, quando tu hai tagliato le striscioline, le tiri, le allarghi, okay, e la maglietta si, se è un bel cotone, si diventa... una tenda, cioè, si arrotola, si ti rinfrignola, okay, si arrotola su se stesso il tessuto, ok, esattamente, e qui arriva la collana e poi dopo è come se io sto guardando le immagini, guarda Terry, ho guardato le immagini, hai fatto cioè meglio di come l'hai fatto tu, è difficile descriverlo, ma poi in effetti guardando le immagini si capisce, è come se fossero tutti questi cerchi, sì, che alla fine, esatto, sembrano quasi di dimensioni diverse, che si arricciano, sì, un po' e girano, esatto, intorno al collo. È una collana è quasi una sciarpa, poi però volendo si può anche fare la sciarpa. Diego, mi puoi girare il computer e adesso farmi vedere, giro, perché non sto capendo. Allora ti dirò, non mi dispiace, sì, per niente. Eh no, Valentina, è la tua storia. Io anche, guarda, ho imparato. Io poi con la pinna. Allora adesso la Mary. Incrociate. E cosa mi hai fatto? Una collana di no, maglietta? Siamo incrociate dove io ho imparato a usare queste cose per riciclare. E dove eravamo, scusa? Anche una volontaria di Embracing the World da Amma.
riesco. Ah, ok, ok, ok. Aspetta un attimo, Mary, scusami, per favore, se puoi mettere delle foto di collane messe con... Ci sono quelle un po' più da professionista, addirittura che si intrecciano, cioè una volta che hai fatto i filapperi, certo. Sì, poi esatto, li intrecci. Poi lasci... Ma adesso vado a casa e taglio la maglietta a caso. Qualcuno ci mette dentro anche dei pezzetti di monili, esatto, panellini. Io ci ho messo... Avevo un orecchino che non mi piaceva più e ce l'ho messo sopra, ce l'ho infilato in qualche maniera. Da lì poi una deriva pericolosissima. Poi non è diventato un business, vero? Magari. No. L'armadio è vuoto, è piena di collane. Terry, guarda, secondo me in tanti stanno andando. La Mary sta postando, tra il tempo di farlo. Però su Pinocchio DJ le faccio io, vedete. Le può fare chiunque. Ottimo, questo è un bellissimo esempio, Terry. Grazie mille. Sì, un grazie bacio. A voi. Ciao. Pagoda. Pagoda. Ciao.